Prima di ragionare su cosa portare con noi in vacanza, oggetti, abbigliamento, eccetera, eccetera, ragioniamo su un altro discorso. Dove li infiliamo questi oggetti? In borse, valigie? Ok, benissimo. Prima cosa, andate sul sito della compagnia aerea e controllate cosa prevede quella determinata compagnia per i bagagli, sia quelli che porterete con voi in cabina, cioè bagaglio a mano, solitamente trolley, o che manderete, diciamo, nella stiva. E perché ci sono, ogni compagnia un pochettino fatta a modo suo, naturalmente, e ha le sue regole. Certe addirittura compagnie aeree sono molto rigide. Ad esempio la Condor, che dalla Lufthansa, se sballate il peso della valigia che mandate in stiva di pochi chili, vi fanno pagare un sacco di soldi di penale. Non è il caso. Se avete dubbi sul, magari anche le dimensioni della valigia, soprattutto per il trolley, quello che portate con voi a mano, io sono rimasto una volta semi fregato e ho dovuto mandare quella valigia nella stiva perché cedeva le dimensioni della cabina. Beh, andate se potete nell'aeroporto più vicino. Nell'area dei check-in ci sono sempre dei contenitori, solitamente sopra con il logo della compagnia aerea, di metallici, dove potete inserire la vostra borsa, il vostro trolley, e controllare che entri perfettamente e stia dentro. A quel punto dovete stare tranquilli. Non è necessario che andiate sul sito della compagnia e vi facciate consigliare la marca della valigia, perché sicuramente vi consiglieranno delle marche carissime, di valigie stratosferiche bellissime, ma non è il caso. Potete comprare anche da negozietti o anche di quelli tipo cinesi delle valigie o dei trolley che magari vi durano poco tempo, vabbè, però rientrano anche loro esattamente nelle dimensioni che sono richieste dalla vostra compagnia aerea. Comunque andate sempre sul sito della compagnia aerea, controllate le dimensioni e verificate il contatto di nastro, di centimetro, di controllare, comprese le maniglie, le rotelle, tutto, controllate. Ad esempio, se voi viaggiate con la Alitalia, abbiamo questo qua a sinistra, è il bagaglio, quello che va in stiva. Dice, che sia come sia, non deve essere più lungo, diciamo la somma dei tre lati, di 158 centimetri, cioè la lunghezza, la profondità e l'altezza del bagaglio, e non deve pesare più di 23 kg, ok? E questo è quello che vi pesano quando andate a fare il check-in, lo mettono sul nastro, lo controllano, lo pesano, e insomma, se pesa magari 23,5 kg, magari chiudono un occhio, magari, certe compagnie nemmeno sul mezzo chilo, se no, occhio, ricordatevi che comunque sono una persona, quindi se viaggiate in due e avete un valigione che pesa anche 35 kg, chi se ne frega, siete in due, quindi diciamo che dovrebbe andare bene, anche se in quel caso è meglio avere due valigie separate per dividere il peso. Ecco, invece è importante, anzi importantissimo, il bagaglio a mano, come ho detto prima. Ad esempio l'Alitalia ci dice che il bagaglio che possiamo portare in cabina non deve essere più pesante di 8 kg, anche se solitamente non viene mai pesato, e la dimensione non deve essere più largo di 35 cm, più alto di 55 cm e più profondo di 25. Non importa se poi magari è fatto in una maniera strana, che magari è più profondo che alto che largo, l'importante è che le tre misure, le tre specifiche non siano eccedenti questa tabella 25x35x55. E questo è il sito dell'Alitalia. Lui dice, ma un attimo, ma io viaggio con la Ryanair e qua cambia. Ad esempio, vedete, anche di poco, vediamo, l'Alitalia voleva che non fosse più larga di 35, la Ryanair dice, vabbè, ci va bene 40, però ci dice non deve essere più profonda di 20, l'Alitalia più profonda di 25. Questo per darvi un esempio. La Ryanair dice appunto che le dimensioni devono essere 20x40x55, dimensioni massime. Invece per ciò che riguarda il bagaglio che va in stiva, diciamo che come dimensioni è molto molto più elastica, perché ci dice che non deve essere altezza 81 cm, non di più, 119 di profondità, 119 di... no, mi sembra un po' eccessivo questo, secondo me non devono eccedere, sì,
Oddio, su questa cosa qua, sinceramente, mi sembra un pochettino strana. Comunque, non deve eccedere i 20 kg. Sulle dimensioni, sulle lunghezze, non fidiamoci tanto. Comunque, facciamo invece, ad esempio, andiamo un pochettino viaggiando con Air France. Io ho viaggiato spesso con Air France, ad esempio. Si dice che il bagaglio che va in cabina non importa, è sempre quello discorso all'Italia, non deve essere qualcosa di con le dimensioni di altezza, lunghezza, profondità maggiore di 150 cm e 23 kg, quindi diciamo non dovreste avere problemi, specialmente all'andata. Ritorno magari con ricordi e souvenir, occhio, vi spiegherò poi una cosa, sempre diciamo in questo, in questa parte dell'articolo. Il bagaglio a mano invece deve essere uno e non deve superare i 25x35x55. I trolley normali hanno queste dimensioni, non sono magari sdraiati in orizzontale, sono in verticale, vedete qua un po', per indicare il bagaglio a mano, sembra più una borsetta. Se avete dei problemi sul quanto sarà il peso, ricordatemi un'altra cosa: se siete soliti come me che volete far incelofanare la vostra valigia, specialmente quella che va in stiva, con quella plastica adesiva, avete idea di cosa sto parlando? Ecco, intendo questo. Solitamente agli aeroporti c'è uno o più postazioni, ci sono uno o più postazioni, dove la vostra valigia viene proprio incelofanata completamente con questo film, con questa pellicola trasparente, spesso colorata, verde, rosa, shocking, eccetera. Oddio, non ve la regalano perché la fanno pagare veramente cara. E se voi volete, vi comprate un tranquillamente, potete comprarvi uno di quei rotoli, quelli per alimenti, quello della plastica trasparente, e spendendo veramente poco, a volte nemmeno 2 euro, ve la incelofanate tutta tranquillamente la valigia. L'unica cosa che viene data anche un'assicurazione nel caso di smarrimento, eccetera, il che può essere anche utile. Però, se volete risparmiare, potete fare anche in questa maniera, come ho già fatto io, ad esempio, per mandare dei bagagli con le poste, anche quello in modo sicuro. Ecco, non volevo fare pubblicità, però non ho trovato niente di decente come immagini. Potete tranquillamente comprare uno di questi. Sapete, ad esempio, 25 metri questa confezione qua, quante volte ce l'ho incelofanate tutta la valigia? Tremendo. Questo diciamo che è un qualcosa che può servire, perché almeno siamo, insomma, siamo sicuri che se c'è qualche ladruncolo in aeroporto, di quelli che aprono le valigie e rubano tutto, magari se si trovano una valigia non protetta, una valigia protetta, dicono no, qua c'è da perdere troppo tempo, rubiamo quell'altra. Anche perché perlomeno può capitare che, se io mi vedo arrivare la valigia completamente senza cellofan, alte, fermo tutto, vado subito dalla polizia aeroportuale e faccio casino. Se invece ho la valigia normale, magari me ne accorgo solamente quando sono arrivato a casa. Perché vi ho detto questo discorso qua, relativamente ai pesi e dimensioni? Per un semplice motivo. E siamo ritornati qua alla schermata di prima. Perché anche se pur sottile questo velo, ha un suo peso. E magari voi fate di tutto per riempire la valigia e raggiungere, mettiamo i 23 kg, quella che va in stiva, arrivate lì, sono 24. Porca miseria, com'è possibile? Non dico che insomma un chilo sia l'imballaggio che avete messo, sicuramente quello che viene messo in aeroporto è più pesante, anche perché è più resistente, ma considerate che magari le bilance possono essere differenti e potete incorrere in questi problemi. Quindi quando pesate a casa la vostra valigia, perché è l'unico momento in cui siete ancora in tempo per togliere indumenti, aggiungere eccetera, quando siete in aeroporto ormai è tardi, quando abbiate qualcuno vicino a voi che torna a casa, tiè, questa, guarda, lo aprite, ecco questa maglietta, questo maglione, tieni e riportali a casa, non è il caso. Ecco, il peso fatelo a casa. Come farlo? Anche questo sembra una cavolata, però non lo è. Senza fare equilibrismi strani sulla bilancia del tipo passami la valigia, ok, sto ferma, aspetta, ecco, riprendila, cose assurde. Compratevi, che vi servirà sempre, una di queste bilance da viaggio cosiddette. Ora qua la vedete in una versione che magari sembra poco pratica per via del gancio, ma non lo è. Vi farò vedere poi dopo com'è un altro tipo, simile a quello che possiedo io. In pratica cosa succede? Voi la agganciate al bagaglio, accendete la bilancia, sollevate, rimanete con la bilancia sollevata di pochi centimetri per pochi secondi, dopodiché
la riappoggiate per terra e avrete esattamente il peso. Direi preciso, perlomeno ho sempre avuto un peso precisissimo con quella che ho comprato io. Non mi ricordo dove l'ho acquistata, probabilmente su eBay. Ad esempio su eBay potete mettere come ricerca, parola di ricerca, pesa bagagli, per dire. E ce n'è di tutti i tipi, vediamo un attimino. Prezzo più spedizione, più economici. Qua l'abbiamo piccolino, piccolissimo, guardate, 3 euro. Spedito con la... Però facciamo una cosa, per essere tanto un po' più sicuri, mettiamo solamente in Italia, che magari ci arriva anche prima. È bruttissima questa, scusate, ma cerco di trovarne una come quella che ho io, perché veramente sono veramente impresentabili. Col gancetto non è che mi piacciono granché. Quella che ho io ha una specie di... Ecco qua. 1 euro più 5,90 di spedizione. Va bene, va bene. Tanto per dire, guardiamo questo, questa bilancia. Vedete com'è fatta? È semplice, c'ha semplicemente, ora tra un po' riusciremo a vederlo, ecco, un pulsante d'accensione e una fascetta. Questa fascetta la mettiamo attorno alla maniglia della valigia, tiriamo su e facciamo la stessa maniera, allo stesso modo, ci dirà il peso, basta semplicemente tenerla per pochi secondi. Ok? Vedete, tutto sommato si trova in Italia, Bardonecchia, con 6,90 euro spediti, avrete questo utilissimo, chiamiamolo gadget, questo utilissimo gadget che ci risolverà tanti ma tanti problemi. Più che tutto l'imbarazzo di vedere la faccia della detta al check-in che dice i suoi bagagli sono troppo pesanti, bisogna che applico un sovrapprezzo oppure lo svuota, che facciamo? E il vostro imbarazzo nel dire porca miseria, devo spendere dei soldi in più. Arrivare lì, vi consiglio di non arrivare mai se il limite di peso è 23 kg con 23 kg, anche perché se applicate la plastica, non lo so, per sicurezza mantenetevi sui 22,5 kg, diciamo così, arriverete col peso proprio perfetto e questo vi servirà molto molto al ritorno. Quando avrete comprato il ricordo per la suocera, il regalino per il nipotino, la cavolatina anche piccola, però poi una cavolata oggi, una cavolata dopo, una cavolata per quell'altro, insomma, alla fine sono cavolate che pesano, la calamita anche per la vicina di casa, insomma. Quindi, ecco qua. Questo era un altro sito con le dimensioni. Quindi mi raccomando, state attenti alle dimensioni, semplicemente col metro, e al peso, utilizzando uno di questi. Cosa mettere dentro? Quello lo vediamo dopo.